Buongiorno a tutti, oggi sono qui per presentare l'oggetto del mese, una stela indiana che viene dall'India settentrionale che nel 2014 venne restaurata dalla Fondazione Paola Droghetti. Questa stela indiana raffigura due delle divinità più venerate in India, infatti come vedete si tratta di una coppia. Raffigura in particolar modo il dio Shiva e la sua sposa, chiamata con moltissimi nomi, Uma, Parvati, Durga, Kali, che qui chiameremo Uma, perché questo tipo di raffigurazione viene chiamata in termine tecnico Uma Maheshvara Murti. Murti significa immagine in sanscrito. Uma è la dea, è uno dei tanti nomi della dea venerata in India, e Maheshvara è il grande signore, che è uno degli epiteti di Shiva, che è appunto il grande signore proprio perché è il dio dell'universo e, come dicevo prima, i due sono sicuramente le divinità più venerate in India. Shiva è un dio estremamente contraddittorio per certi versi, perché da un lato è una divinità benevola, Shiva significa proprio il benevolo, dall'altro viene rappresentato anche, ha delle manifestazioni terrifiche, quindi è una divinità per certi versi ambivalente, che deriva dal dio vedico Rudra, che era un dio protettore di briganti, di ladri, quindi ha sempre questa componente un po' terrifica all'interno di sé. Shiva è da un lato il signore dell'universo, rappresenta l'assoluto stesso, quindi il dio che non ha una forma, del quale non si può dire nulla se non definirlo in senso negativo, e in questo senso viene rappresentato in forma aniconica, ovvero in una forma simbolica, come per esempio quella del Linga. Il Linga è il fallo, o è anche l'asse cosmico, che dà la dimensione proprio di questa sua assolutezza. D'altro canto, ha anche la dimensione di divinità personale, di una divinità che si manifesta in una forma antropomorfa, e quindi una divinità che può essere raffigurata in forma umana, che può essere pregata, che può essere venerata dagli uomini. E questa stela in particolar modo rappresenta una delle molte iconografie con cui Shiva può essere raffigurato. Lui può essere raffigurato per esempio danzante, e abbiamo per esempio delle immagini dello Shiva danzante che sono tra le più famose dell'India, ma anche questa è un'immagine molto famosa nel subcontinente indiano, è appunto la raffigurazione che lo ritrae insieme alla sua sposa, come vi ho detto prima, la raffigurazione di Uma insieme a Shiva. I due sono rappresentati, come vedete, l'uno accanto all'altro, in una sorta di afflato sentimentale, perché si stanno guardando. Questo afflato sentimentale, questa intimità è assolutamente chiara, per esempio in questa gestualità, no? Di lei, di Uma, la dea, che è seduta su una delle cosce della divinità e che pone la sua mano sul piede della divinità, quindi si vede proprio questa dimensione di intimità tra i due, di intimità coniugale, intimità che è visibile anche dai loro sguardi. Quindi questa stele raffigura, in qualche modo è un paradigma della famiglia. È un archetipo della famiglia, è una sorta di sacra famiglia indiana, diciamo. Tant'è vero che vi sono rappresentati anche i loro figlioli, tra le varie immagini che contornano le due immagini principali, che come vedete sono rappresentate molto più grandi delle altre, vi sono i due figli della coppia. Da un lato abbiamo Ganesha, il dio della testa d'elefante, che è appunto uno dei figli di Shiva e Parvati, di Shiva e Uma. Purtroppo non si vede molto bene, ma si riconosce dal fatto che vi sono le orecchie dell'elefante e il ventre molto ampio, per l'immagine è saltata. E dall'altro lato,
immediatamente sotto alla dea si vede Kartikeya, che è il dio della guerra, raffigurato con la lancia, che è un altro dei figlioli della coppia. Allora, da un lato, come abbiamo detto, questa immagine rappresenta, è un archetipo della famiglia, è un archetipo della coppia primordiale, perché? Perché l'universo viene immaginato come una coppia di un principio maschile e un principio femminile. Il principio femminile, la dea che viene chiamata con molti nomi, come abbiamo detto, viene chiamata Uma, viene chiamata Parvati, Durga, Kali anche, in realtà è la Shakti. Shakti significa energia, è l'energia dell'universo, è l'energia del Dio, è l'energia attraverso il quale il Dio si manifesta. Quindi i due sono intimamente uniti e questo sta a significare anche questa stele. D'altro canto, il Dio è rappresentato in aspetto ascetico. Da cosa lo riconosciamo? Vedete che ha un'acconciatura di capelli molto alta, che è la tipica acconciatura dell'asceta indiano, e ha tutta una serie di caratteristiche, come per esempio questa fascia che voi vedete intorno alle ginocchia, che si chiama Yoga Patta, che normalmente veniva utilizzata dagli asceti indiani per tenere le gambe ferme durante la meditazione, le gambe incrociate ferme durante la meditazione. Perché Shiva è rappresentato in aspetto ascetico? Perché Shiva, oltre ad essere lo sposo di Uma, è anche il signore degli asceti, è il signore degli yogin, è il signore dello yoga per eccellenza, è colui che pratica lo yoga, è il signore della conoscenza. E in questo senso noi vediamo che sta compiendo un gesto particolare. Che è questo gesto, cioè con la mano destra, con una delle mani destre, perché vedete che ha quattro braccia e nelle quattro braccia ha una serie di attributi, tra cui il tridente, che è uno degli attributi più conosciuti della divinità. Con una delle quattro braccia, con la mano destra inferiore, compie questo gesto, cioè tiene il pollice e l'indice uniti con il palmo della mano verso il cuore, e questo gesto, che in termine tecnico si chiama mudra, è il cosiddetto gesto della conoscenza. In sanscrito si dice jnana mudra, jnana significa proprio conoscenza. Con questo gesto Shiva, sta insegnando appunto i segreti della conoscenza, i segreti dello yoga, nella fattispecie, in questo caso ad Uma, alla sua sposa. Nell'arte indiana ogni singolo gesto ed ogni singolo attributo ha un significato particolare per decodificare l'immagine. Questo gesto in questa stele appunto sta ad indicare il momento dell'insegnamento che Shiva sta facendo nei confronti della sua sposa. Questo riecheggia tutta una letteratura indiana in cui i due vengono descritti stare sulla sommità del Kailasa. Il Kailasa è questo monte dell'Himalaya, che è un monte, è la dimora di Shiva, viene considerata la dimora di Shiva. Sono sulla sommità del Kailasa, Uma pone delle domande a Shiva. Delle domande che hanno come temi più vari la conoscenza dell'io, la conoscenza del sé, del mondo, dello yoga, eccetera. E Shiva risponde. Ci piace immaginare che loro siano seduti sul Kailasa, appunto, e che stiano dialogando sulla verità, su temi gnostici, su temi relativi alla conoscenza. Questo è molto interessante perché ci fa comprendere, abbiamo detto all'inizio, che Shiva è una divinità estremamente ambivalente, in cui esistono molti poli. Da un lato, appunto, Shiva è la divinità terrifica, dall'altro è la divinità benevola, e in questo caso Shiva viene mostrato sia come il divino sposo, come appunto un simbolo dell'uomo di famiglia, ma nello stesso tempo viene mostrato come colui che rinuncia
al piacere come, colui, come il signore degli asceti. In Shiva è sempre presente questa doppia componente, questa ambivalenza in cui c'è l'eros, ma nello stesso tempo la negazione dell'eros e quindi la rinuncia all'eros stesso. È un tema che noi troviamo spessissimo nella mitologia di Shiva e in tutto il pensiero filosofico che caratterizza questa divinità. Questa stele, come ho detto all'inizio, proviene dall'India settentrionale, in particolar modo da una regione che si chiama Uttarakhand, che è una regione all'estremo nord dell'India, proprio ai piedi dell'Himalaya che confina con il Nepal, ed è di periodo Katyuri. I Katyuri governarono in queste aree dall'VIII al XII secolo e la stele possiamo ascriverla più o meno al X-XI secolo. Fa parte di una serie di stele, questa è una cosa molto interessante, che raffigurano l'immagine di Shiva con Parvati, l'immagine di Shiva con Uma, con caratteristiche molto molto simili. La cosa interessante è che in questa serie di immagini, di cui fa parte anche la nostra, si compone questo aspetto appunto coniugale con questa immagine di Shiva che rappresenta il guru dell'universo, perché questo gesto di cui vi ho parlato, questo gesto, il cosiddetto gesto della conoscenza, è in realtà un gesto che noi ritroviamo in delle iconografie dell'India meridionale. Arriva probabilmente questa iconografia di Shiva che compie questo gesto, che è un'iconografia che lo identifica come il guru supremo, come il maestro supremo, come il maestro dell'universo, in termine tecnico si dice Dakshinamurti, compone questa immagine del guru supremo e la inserisce all'interno dell'immagine della coppia. Questo è proprio tipico di questa arte Katyuri. Si pensa addirittura che abbia condotto questa iconografia tipica dell'India meridionale, cioè di Shiva in quanto maestro dell'universo, l'abbia condotta in queste aree così lontane dall'India meridionale un grande filosofo indiano chiamato Shankara, che è il filosofo del Vedanta, che arrivò. Storicamente lo sappiamo, arrivò in queste aree durante una sua peregrinazione per l'India, verso l'inizio del IX secolo e che installò qui in queste aree un monastero, il famoso monastero di Jyotirmath. E quindi si pensa che molto probabilmente fu lui a portare delle iconografie, lui con il suo seguito a portare delle iconografie dell'India meridionale. Quello che è importante è capire come ci fossero questi dialoghi continui tra l'India del Sud e l'India del Nord in questa fase del periodo medievale indiano. Vi saluto, sono Laura Giuliano del Museo delle Civiltà e sono il funzionario archeologo per l'India e il Sud-Est asiatico.